fare colazione con le bocche di leone. Nome che ricorda una pianta di primavera e che in quest'angolo di Maremma indica un dolce da forno del passato. Ho scoperto che vendono ancora le bocche di leone in una panetteria del centro, in piazza Gramsci, vicino all'orribile fontana in marmo disegnata da chissà quale artista che getta scrosci d'acqua in una pozza stagnante circondata da bambini. In alto ci sono ancora tre orologi disposti ad angolo che ricordano il vecchio nome della piazza prima della liberazione. Le bocche di leone sono le mie Madeleine. Meno nobili, certo, ma contengono un passato di bambino che fa colazione a scuola dopo aver scartato l'involucro giallastro e morde un dolce prelibato. Pasta reale modellata a forma di brioche, farcita di burro e panna, schizzata di alchermes, divisa in due, aperta come la bocca di un leone che sorride e mostra la dentatura. Alchermes fatto con acqua di rose, come ai tempi di Caterina de' Medici alla corte di Francia. Cannella, vaniglia, cocciniglia, cardamomo, chiodi di garofano, alcol e zucchero. Le mie bocche di leone hanno un sapore dolciastro e lieve, ricordano l'infanzia, morso dopo morso. Ti senti pervadere dal profumo del passato, addentando la sostanza burrosa che si fonde con la pasta reale e il liquore rosso. Rivedi la pasticceria Pastori all'angolo del corso, dove si radunavano i ragazzi dopo la scuola per tirare tardi al pomeriggio, vasca dopo vasca. Ripensi a tua madre in un piccolo negozio Coop che non esiste più, alle prese con i conti da far tornare, mentre compra la merenda per scuola e ti dà un bacio quando oltrepassi il grande cancello in ferro battuto. Ritrovi un forno del centro dove una signora tastava pani da un chilo prima di servirli, incurante delle regole di igiene, come se li avesse dovuti mangiare lei. «Un bel pane cotto a legna per questo bimbo», diceva. La bocca di leone veniva dopo. La incartava a parte, avendo cura di non far appiccicare il prezioso contenuto nella confezione. Non hanno più il sapore d'un tempo le mie bocche di leone. Proprio come i semi di zucca che ogni tanto provo a comprare, non sono gli stessi che vendevano al cinema Sempione prima del doppio spettacolo domenicale. Il tempo passa e i sapori cambiano. Oppure siamo noi che cambiamo e cerchiamo le Madeleine della nostra vita per fermare il tempo. Sapori e odori che non torneranno, ricordi confusi nella memoria, sogni di bambino. E allora? Addento quella pasta dolciastra acquistata nella panetteria di Piazza Gramsci. Gusto lo sciroppo rossastro confuso tra panna, burro e pasta reale. Trovo un sapore amaro che non ricordavo. Un sapore strano, come di tempo che scorre tra le dita come sabbia e non lo puoi fermare. Un sapore di rimpianto.